signori, siamo tornati in un video assaggio e oggi faremo una cosa abbastanza schifosa. Loro non sono d'accordo, però io sì. L'acqua è qua. Io sono d'accordo. E assaggeremo gli insetti, quindi... cioè, degli alimenti a base di insetti. Sì, partiamo prima dalle cose soft. Le cose soft. Chips al formaggio con farina di larve. Le cose soft. Allora, questa qua è una ecco cosa questa soft, gamba ragazzi. Di ragno. Non si può sapere cosa c'è dentro quella scatola. Esatto. Partiremo dal basso verso l'alto, quindi in un crescendo. Ok, questa è una cosa soft, ragazzi. Sono delle patatine, tipo le Fonzies, diciamo, con farina di insetti. Quindi patatine a formaggio con la farina di insetti. Farina di quale insetti, però? Dovrebbero essere delle larve, tipo. Queste sono le patatine. Chips di mais non fritte con farina di insetti. Gli insetti sono fonte di proteine. E quante proteine ci sono? Qua di proteine ce ne sono 15 grammi per 100. Beh, dai. Leggermente di più. Il pacchetto da 25. Apriamo. Ci siamo. Sentire? Ti dirò, sembra un po' le esche. Sono palline di cacca di capra. Pensavo fossero più grandi, tra l'altro. Palline di cacca di capra. Strano. Mettene un po' a testa, una testa, quello che volete. No, non è davvero strano. E comunque se è così riesco a mangiarle, sì. Cioè. Aspetta. Sono delle comunissime Fonzie. Sì, un po' insapori forse. Sì, sono insapori effettivamente. Ma larva gialla della farina. Non mi fanno impazzire, però si mangiano. Però non è un problema. Ma... cioè, è come mangiare la roba integrale. È un sapore leggermente diverso, esatto, da quello normale. Però non mangerei tranquillamente tutti i giorni. No, quasi, ma non è un problema finché non si vede l'insetto, capisci? Cioè, queste qua sono patatine integrali. Non fanno nulla di particolare. Non sono molto salate, forse. Chips con farina di grilli e wasabi. Arriva la cosa. Qua si sale. Sempre si sale di sale. Si sale col di sale perché comunque è salato. Questi qua sono delle chips di grilli al wasabi. Wasabi? Ma quindi sono grilli fritti col wasabi? No, sempre con la farina. Ah, ok. Ok. Cosa sono? Farina di grilli, sì, sono crocchette. Allora, io ti dico, assomigliano a, come odore alle chips, di pane Carasau. Sa di pane secco. Sa di pane secco. Pane secco. Ma no, raga, sa di indiano. Ma che di pane secco? Sa di indiano, diciamolo. Prendine. Nessuno è d'accordo con gli altri. Aspetta a mangiare. Sa di love. No, di regina. Beh, ti dirò, hanno un aspetto un po' di merda, però secondo me sono buoni. Sa già mangiato. Ma mamma mia, che schifo. Ma sa di paprika, che cos'è? È wasabi. Alla vostra. Dio. Queste fanno schifo, eh. No, cazzo, si sente un botto il wasabi. Queste fanno schifo veramente. In realtà è molto buono. L'unico suo problema è che ogni morso è un'esplosione di wasabi in bocca. Ogni morso è come se fosse l'ultimo. No, più che altro sento più sento il wasabi. Non so perché sento all'inizio paprika e poi wasabi fa veramente schifo, vomitare. Ma sai cosa ho notato assaggiando queste? Quella che mancano di sale. Cioè, solitamente le patatine hanno. Sono salate. Ma cos'è la pea? Ma questo in realtà è molto buono. L'unico problema è che c'è questa esplosione continua di wasabi. Cioè, ci sta una volta, ma. Barretta ai vermi giganti con fichi e cioccolato. Volete rimanere su una cosa soft? Soft, poi si sale. No, si sale sempre di più. Fai vedere. Un cioccolato. Questa invece è una barretta proteica al cioccolato, fichi e scarafaggi. Merda. Buffalo worms, quindi larve bufalo. Sì, saranno le larve, non so. Sono delle larve giganti. No, aspetta, worms è il verme. È verme gigante. Beh, l'aspetto è bello. Sembra uno stronzo di prima mattina. No, sembra una barretta proteica classica. Sa di fico, è molto buono. Senti, sa di fico? C'ha un odore buonissimo. Sa di fico. Ma c'è il fico dentro. Salifica. Staccano in pezzo. Se queste mi piacciono le ricompro, cazzo, dopo essere andato in palestra. Ci sono che i pezzi di... Cosa, quanto costano? No, costa 3 euro questa, tipo. Puttana. Oh, molto buono. Ma sei il frutto di bosco. Guardate,
un piccolo trucchetto. Ragazzi, questa qua è perfetta. Un piccolo trucchetto, questo lo lascio per dopo. Servirà. Vero, bravo. Sa di frutti di bosco. Sì, sa, secondo me è il fico. Sa di frutti di bosco, sa di cioccolato. C'è tutto, non sento sta larva, non la sento. Penso ci sono i pinoli o le mandorle. Sì, esatto, sa anche di cereali generali o roba del genere, di frutta secca. Leggiamo, leggiamo però la tabella nutrizionale, ragazzi. È importante. Allora, 20 grammi di grassi con 3,8 saturi, che sono quelli che fanno più male di solito. Carboidrati 33, di cui zuccheri 29. Fibre 8,9 grammi, molto buono. Proteine 20 grammi su 100. Quindi praticamente... È più grassa... È grassa, diciamo, e proteica. Sì, diciamo che una barretta è 40 grammi, quindi se prendete due barrette o tre, avete fatto mezzo shaker di proteine. Sì, ecco. Sì. Cioè non è, non e, avete e probabilmente avete raggiunto non anche il bisogno di giornaliero di grassi. Sì, però non è worthy perché le proteine costano molto meno. Le allora, sì, puoi prendere molto meno. Grilli affumicati. Adesso c'è una cosa che è della stessa marca di questa. Lasciami un pezzo perché mi serve. E io, ragazzi, il mio viaggio finisce qua, ve lo dico. E vi dirò, si sale parecchio. Grilli piccoli. Fagli vedere. Vai, vai tu. Raga, io non so se li mangio sti cosi. Raga, non so se si li mette a fuoco. Stavo a prendere l'acqua. Mamma che schifo. Posso? No, sa di... Sa di terra. Di affumicato. Allora, Gibbo, senti. Io non lo so se lo mangio, eh. Bisogna chiudere gli occhi e pensare che sia fica. Allora, Iaco, qui da parte abbiamo delle barrette proteiche con dentro degli altri insetti che però fanno meno schifo. Andiamo avanti. Ecco, appunto. In realtà l'odore è molto buono. Sa di tipo... No, sono decisamente troppi, non che li mangio merda. Tutti, non li mangio tutti. Che merda. Non ci penso minimamente. Che merda. Poi magari sono buoni, eh. No, raga, cioè io ho paura proprio a mangiarli. Ma ne prendi uno. Però vogliamo parlare di quanto è bella questa, no, è vero, questa fiala. Questa ampolla. La fiala è bella. Ecco un'altra bottiglia. Sei andato direttamente a prenderla dalla Conad. Certo. No, anzi, la Conad è arrivata lì col furgone. Abbiamo la Conad qui dietro. Sì, ragazzi, l'ho detto, il mio viaggio finisce qui perché... Dai, ma uno, abbi coraggio. No, 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 assolutamente. Non se ne parla. Io ve ne metto un tot e poi... No, no, ma... Dai, ce ne uno senza testa, forse mangio. Dovete avere coraggio. No, no, no. E però, scusatemi, perdonatemi, no, facciamo... No. Facciamo un cinci... No, voglio un po' d'acqua anch'io, però, scusate, io sono senza. No, 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 non ce la faccio, ragazzi. Quelli che però faranno più schifo su quelli dopo. Appunto, su quelli dopo. Dio mio. Allora, ragazzi, occhi, prendete cin cin, su. Aspetta, prendo quello senza testa. Tanto lui non la mangia, quindi fa il ecco, furbo. Ecco, ragazzi. Cin cin. Oddio. Ma in realtà... Sicuramente si sarà visto dalla live quello che è successo anche dal video. Per me. Allora, in realtà... quando voi lo mordete... Fa schifo. No, sa esattamente di quello che voi potete immaginare che sappia un insetto. Cioè, è croccante, sembra tipo vuoto dentro. Sembra veramente vuoto. Però è buono, è un po' affumicato. Ma che cazzo dici? Ma cosa cazzo dici? Buono, fa schifo. Sa di affumicato. Ma è affumicato? Allora, sì. Sono affumicati. Allora, non so se avete presente la sensazione. Dai, tira via la testa, sentine uno. Oh, non so, ragazzi, se vi piace il vino secco. L'ho già sentito, era veramente buono. E questo qua devo dire che mi è piaciuto. Non so se vi piace il vino secco, ma questo qui, cioè, era di un sapore secco che è allora, sono indubbiamente disidratati. Cioè, sa proprio di vuoto. Cioè, sa di terra. Allora, sono disidratati e dentro sono un po' vuoti. E quindi è come se tu mangiassi un guscio di qualche frutto, Sapete, ecco, le mandorle. Sapete che le mandorle hanno tipo questo guscio marroncino sopra? Ecco, voi lo prendete e lo mangiate, sa di quello. E il sapore sa dell'affumicatura del salmone. Musta, sei un vero uomo. Non è vero. Ti sfido a mangiarli tutti insieme. Cioè, non è questa gran cosa alla fine. Sa solamente di affumicato. No, a me non piacciono. No, è sapore di terra che non mi piace. Sa di affumicato e basta, però... È come la selvaggina che non viene trattata bene. Qui siamo a 57,3 grammi di proteine. Su 100, Te ne mangio anche un altro, però. Sono più proteici della carne. Questi. Il resto è grassi. Questi? 21. Un po' di fibra. Madonna, scaffo, io ti facevo molto più duro di così. No, 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 non ho bisogno. Allora, questi, sì, allora, tu li prendi, cioè, a metà è proteine. Questi qua, tu li prendi... Li sbricioli, li frulli, allora, li metto dentro lo yogurt e esatto, ragazzi, si è sentito. Questi qua potete usarli al posto delle proteine, effettivamente. Questi qua valgono. Ma tu lo prendi, lo sono schiaffi. Quanto costa uno di questi?
Forse 5 euro, non mi ricordo. 5 euro, però ce ne sono 12 grammi, quindi no, non allora, conviene. Se non fosse conviene per la affumicatura, questo non saprebbe letteralmente di niente. Lo prendi, lo schiacci, lo sbricioli per bene. Aspetta, secondo me non è la affumicatura che gli dà sto sapore, secondo me è il loro sapore, perché io l'affumicato non lo sento. Anche secondo me. No, io lo sento, comunque, io sento l'affumicato nei cereali. Lo metti insieme ai cereali, nello yogurt. Sì, e va giù. Non lo senti. Comunque è molto buono. Decisamente no. Madonna musta. Ma tu quanti cazzo ne hai mangiati? Gli piacciono, fa bene. Se ti piacciono, io voglio un po' la barretta. Va bene, dammi il wasabi. Ah, raga, io queste qua le ricomprerò perché mi sono piaciute un sacco. Devi sapere questo, che in caso di apocalisse, in caso di apocalisse, io sopravvivrò, loro moriranno. No, io sopravvivrò ma non mangerò questi. No, ragazzi, evidentemente gli insetti sono il cibo del futuro. Cioè, quello sì, è ovvio. Cavallette ricoperte di cacao. Comunque, andiamo avanti. La cosa più schifosa, che è della stessa marca della barretta, tra l'altro, sono, mi pare, delle cavallette ricoperte di cioccolato. La cosa inquietante è che le cavallette sono intere, appunto. No. E sono cavallette così grosse, no, ok? Basta. No, sono giganti. Mi hai tiro fuori. Sono dei grilloni proprio così. Falle vedere, Davide. No, non voglio vedere. Falle vedere, Davide, faccio vedere io. No, non aprirla. Mignolo. L'odore è lo stesso dei grilli. Ha un leggerissimo sapore di cioccolato. Aspetta, no, ci sono le istruzioni anche. Ah, pure, istruzioni di montaggio? Sentiamo. Facile da mangiare. Ok. Apri la busta. Bacca. Grasp the wings. No, non togliere la testa. Ma perché devi togliere la testa e guardarci dentro? Oh, mamma! Mi vengo a vomitare. Com'è? Sono più buone queste dei grilli. Non puoi dirmi alla vostra. Sono tipo patatine. Un sacco. Ragazzi, sono tipo patatine. Non so se non si sente. Aspetta, però ma c'è da togliere qualcosa, aspetta. Sta proprio scrocchiando. Le ali. Shoppers. Le ali. Alla loro base, rimuovetele. Così? Quindi sono da togliere le ali? Ma che schifo. Ho mangiato pure quelle. Ma anch'io prima. No, ti dirò, sono meglio queste dei grilli. Molto meglio. No. Allora, sì. Queste non mi sono piaciute. No, solo, scusami, non si sente il cioccolato minimamente. Non si sente, quindi almeno l'altro era affumicato. Questo non sa niente. Mamma mia, ragazzi, che oscenità. Quelle al wasabi mi piacciono un botto. Quelle wasabi erano strabuone. Non ci riesco. Jimbo, devi fare l'uomo, dai. Non ci riesco. Non fare come sa. Vabbè, chiudi gli occhi. Dammi l'acqua. Facciamo così, Jimbo, tu chiudi gli occhi e te lo do. Non guardare. Cosa darai? Cosa mi darai? Te la volevo imboccare io. Allora, io, ragazzi, potrei rischiare di sboccare veramente, ragazzi, ho paura. Vai, Jimbo. Non sanno di grilli. Cioè, tu pensa che non sia... vomitare, Jimbo, non vomitare. Pensa che sia un po' di carne. sta per vomitare, forse. Non lo so, lo vedo masticato. No, non vomitare. Devi buttare giù. Mettila. Così lo Jimbo in tempo camminava. Cazzo, lì tu non l'hai mangiata. Ho appena mangiata. Allora, no, raga, questo era difficile veramente. Allora, reso conto, cos'era più buono? Il vincitore per me. No, per me è la barretta. Assolutamente la barretta. Categoria. Vabbè. Categoria dolci, facciamo. Coglioni. No, è che categoria dolci c'è questa. Chi è il figlio di puttana? Se l'ha mangiata lui. No. Ah, no, lui te l'ha rubata. C'è un tocco grosso così. No, comunque. Per quanto mi riguarda, la cosa migliore. Allora, sai cosa potresti fare veramente? Prendere quel grillo e leccarlo prima, tipo. Così. Sei pronto? L'ho mangiato. No, proprio leccarlo e poi mangiarlo. Prima. Allora. No. Sentirlo. Non... Come no? Si mangia così. Vai, non scappo. C'è. Sei pronto? Fa vedere. Lecca prima. Tasty. Oh, buono. La testa. Questa è la testa. Vai, fai così. Ma non gli hai tolto le ali. Le ali. Allora. Bene, raga. Reso continuo. Allora, reso continuo.
Vincerebbe a mani basse ovviamente la barretta proteica, ma certo, semplicemente per il fatto che è un sapore già conosciuto. Cioè io questo sapore qua lo sì, cioè è un, non sembra proprio insetto, non esatto, sembra per niente. Quindi secondo me vincerebbe questo qua di grilli, perché è la prima volta che mangio una roba al wasabi ed è effettivamente buona. Però anche quello è, cioè le patatine al wasabi magari sono uguali. Magari sì, però per il momento per me questo è top. Allora, queste sono buone le palline, le prime cose che mi ha assaggiato sono buone, ma sono fancy, scontate. Sì, cioè. Quindi sì, anche però se fanno schifo. Se direi, avete coraggio, ragazzi. Ragazzi, queste qua vi aspettano, Venite da vi aspettano. Raga, io ve lo propongo, potremmo fare un altro video, perché c'è un sacco di roba interessante sul sito. Va bene. Va.